sul tema dell'abuso d'ufficio, quasi 5.000 fascicoli aperti e quindi 5.000 indagati. E di questi condannati nell'arco di un anno sono 18, evidentemente è un reato studiato male e quindi bisogna trarne le conseguenze. Dal Salone della Giustizia Matteo Salvini accende un faro sul reato di abuso d'ufficio. Alla terza e ultima giornata della kermesse di Roma si discute di manovra e codice degli appalti, ma soprattutto di prescrizione, mentre l'Associazione Nazionale Magistrati lancia l'allarme: con la riforma i processi saranno più lunghi. Due le novità: la prescrizione si sospende per 24 mesi dopo la sentenza di condanna in primo grado, nel caso di una condanna in appello se ne aggiungono altri 12. Ma per il leader del Movimento 5 Stelle Conte, il governo sbaglia e invita a non mortificare i processi. Contrastare la lunghezza dei processi, dobbiamo rispettare tutte le garanzie costituzionali del giusto processo e anche la durata, ma la durata la brevi investendo, non dicendo che il processo sparisce e la domanda di giustizia viene mortificata. La vittima del reato non ha una risposta dallo Però Stato. noi... Quanto alle intercettazioni, il governo attacca ancora Conte, le prende di mira, ma sono essenziali contro la corruzione. Sport, riforme costituzionali in vista del vertice di maggioranza sul premierato di lunedì e un focus sulla crisi in Medio Oriente con l'ambasciatore di Israele in Italia. Al Salone della Giustizia si parla anche della Scuola del Merito, il ministro Valditara annuncia. Il 6 di novembre sarà operativo lo sportello per tutti gli interventi in di edilizia PNRR, quindi asili e ovviamente non solo asili, a disposizione degli enti locali per essere aiutati, assistiti, nello sviluppo della progettualità e della realizzazione delle opere di edilizia.